Abbiamo cominciato da pochissime settimane, quindi è chiaro che questo percorso è un percorso che richiede dei tempi, che richiede degli investimenti, anche la possibilità di avere una maggiore efficienza ovviamente sia per quanto riguarda le nostre municipalizzate, le nostre partecipate che soffrono di un forte sottorganico, questo lo dobbiamo dire. Abbiamo la necessità di riattivare tutte le nostre procedure per la manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle strade che di quelle che sono le infrastrutture vitali per la città. È un percorso che dobbiamo portare avanti, lo faremo con grande determinazione, non possiamo pensare di poter cambiare da un giorno all'altro, ma sicuramente c'è un forte impegno perché i cittadini ci chiedono più vivibilità, più qualità della vita a Napoli e questo è il mio impegno fondamentale. Per far questo abbiamo bisogno di risorse umane e risorse economiche. Questa è una battaglia che stiamo portando avanti e su cui io non mi fermerò.